testa. Allora, innanzitutto rispondo, non mi ricordo come si chiama la signora. Allora, Alessia Morani. per quanto riguarda i numeri, allora, i numeri non sono 167.000 perché uno va nei report INPS ufficiali della settima salvaguardia, sono stati salvaguardati 128.000 Quelli che hanno ricevuto i persone, soldi, non 167. Gli altri li stanno ricevendo. Io non l'ho interrotta, mi faccia la cortesia No, di farmi scusi, parlare. Lei sembra una maestra di questo, noi ci lavoriamo tutti i giorni. Ma dei dati che sono sbagliati. Allora, va bene, io comunque non mi fermerei ai numeri, andrei un momento avanti. Allora, il denaro poi ha detto un'altra cosa, che questo governo, ma assolutamente non vero, gli 11 miliardi e 6, allora è stato istituito nel 2012 un fondo blindato solo per gli esodati, di cui 10 miliardi e 6 li ha messi il governo Monti e un miliardo lo ha messo Letta. Questo governo non ha messo una lira, ci sono le salvaguardie, sono state fatte con i risparmi delle salvaguardie precedenti, quindi a tutt'oggi. E un'altra cosa sta facendo, un'altra cosa stanno facendo in questa ottava, appunto, che erano 172.000 i numeri ed erano 11 miliardi e 6 e voi avete abbassato la soglia a 174.000. Ma non è vero, guardi, io non intendo entrare in un contraddittorio con questa persona, non intendo assolutamente perché stanno dicendo menzogne sapendo di mentire, non mi interessa. Questa persona è un parlamentare dell'italiana. Purtroppo, guardi, se quando Renzi, un Padone e un Poletti in conferenza stampa lo scorso anno dissero che la settima era definitiva ed oggi stanno facendo l'ottava, questo le fa capire che abbiamo noi come politici. Volevo dire un'altra cosa, ma non ci entrerò nell'ottava perché queste salvaguardie sono state peggio delle riforme Fornero, cioè hanno fatto le platee con i mobilitati che vanno con il requisito e tutti gli altri, cioè cessati, contributori volontari, gente che ha versato anche 140.000 euro, ci vanno con la decorrenza, quindi, e poi le donne ancora peggio perché tra il 2016 e il 2018 le aspettative delle donne si incrementano di 22 mesi, questo sa cosa significa? Devo andare in pubblicità di